Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi che potete fare da soli. Per fare questo glitch avete bisogno di un bunker pieno di LG con un afaggio, ci deve stare anche un afaggio e l'auto che volete duplicare e un centro operativo mobile con una LG RH8 dentro. Dopodiché vi mettete fuori dal bunker, aprite il telefono e andate a selezionare partita veloce e selezionate il primo colpo, il colpo dell'apocalisse. Allora, io ragazzi ho mandato molto al rallentatore tutto il passaggio, però lo dovete fare velocissimi e in pratica non appena si toglie il telefono dovete riaprire in fretta il telefono e vi posizionate su attività casuale, insomma su partita veloce ragazzi. Aspettate una ventina di secondi in questo modo, diciamo. Alcune volte vi può caricare il colpo, quindi se vi carica il colpo dovete prendere e ripetere questo passaggio. Quindi quando avete aspettato una ventina di secondi cliccate su partita casuale. Una volta cliccato su partita casuale andate avanti fino a quando vi dice solo e dopodiché fate cerchio e uscite da questa situazione. Se il glitch avrà funzionato vi troverete buggati e potrete guidare un vostro veicolo dentro la base militare, dentro la base operativa. Scusate ragazzi ma mi sono inceppato. Quindi a questo punto, una volta entrati dentro la base operativa, ci renderemo subito conto che il glitch ha funzionato o meno, perché come vedete non abbiamo più il simbolo crew in quel cerchio che dovrebbe essere quello che abbiamo qui davanti, ragazzi. Vedete che non c'è più il simbolo crew e quindi vuol dire che il glitch ha funzionato. In caso contrario, che voi vediate il vostro simbolo crew nel cerchio, allora il glitch non ha funzionato e lo dovete ripetere. Invece se ha funzionato avrete questa situazione, quella che state vedendo, o meglio potrete guidare nella vostra base operativa. A questo punto prendete l'auto che volete duplicare, io in questo caso prendo la mia LG RH8 e la metto posizionata qui ragazzi, vicino al cerchio giallo, quello dell'uscita in pratica, e mi metto in maniera che non si apra la portiera ragazzi, perché in pratica a noi serve il teletrasporto. Qui dobbiamo prendere il faggio ragazzi, serve per questo motivo il faggio. Fatelo con il faggio, non mi chiedete perché con il faggio, non lo so, e comunque fatelo con il faggio. Quindi mettete il faggio in una posizione che blocchi la portiera diciamo destra dell'auto, in maniera tale che noi faremo il teletrasporto, dovremo teletrasportarci nell'auto come adesso andiamo a vedere. Come vedete appare anche il menu che ci lascerà uscire, quindi noi quando saremo pronti, quando avremo fatto le nostre varie prove, dovremo schiacciare triangolo e quasi insieme X per accettare il messaggio di uscire dal centro, dalla base diciamo, no ragazzi? Con questi centri, con queste basi mi impiccio in una maniera assurda. Una volta fuori ragazzi che cosa dovete fare? Dovete prendere e chiamare il centro operativo mobile. Una volta chiamato il centro operativo mobile non ci resterà che aspettare che arrivi. Quando è arrivato il centro operativo mobile andiamo verso il centro operativo mobile ragazzi e mettiamo la nostra LG dentro il centro operativo mobile.
Allora, qui potrebbe accadere che vi dà deposito veicolo personali, cioè che è vuoto, insomma, che vi lascia entrare normalmente, dovrebbe mettervi questo messaggio. Se non lo mette, magari il glitch non funziona, si bugga e dovete ripetere il glitch e cambiare sessione. È un po' rompicoglioni sto glitch, ragazzi, però è così, funziona così. Io, ragazzi, l'ho visto da un giapponese, l'ho tradotto da un giapponese che questo scrive solo, neanche parla, e quindi eccolo qui, ragazzi. Allora, a questo punto, che cosa dovete fare? Una volta usciti dal centro operativo mobile, dovete entrare in una gara creata da Rockstar, non ha importanza quale genere di gara. Io sono entrato in una gara stunt, comunque la prima gara che mi è capitata, e come avete occasione prendete e uscite dalla gara. Non c'è tempistica, non dovete essere veloci assolutamente, va benissimo così, insomma. Quindi a questo punto, quando respawnerete, avrete la vostra auto al lato e potrete dirigervi verso la base operativa. Ragazzi, fate questo passaggio, non lo saltate, perché io prima di portare il glitch ho fatto svariati tentativi per vedere se funzionava, come funzionava e come reagiva il glitch, e ho provato anche a mettere la LG direttamente nella base operativa. Però che cosa è successo, ragazzi? Che si è buggato e ho dovuto riavviare l'applicazione, o comunque sospendere l'applicazione. A questo punto vi dirigete verso la base operativa e, come avete appena visto, ci dirà che la base operativa è piena, perché la LG che era nel centro operativo mobile era venuta nella base operativa e adesso è ritornata nel centro operativo mobile, ragazzi. È abbastanza semplice il glitch, l'unico intoppo è il primo passaggio, che è un pochino rompicoglioni, che sarebbe quello lì del, diciamo, del telefonino. Però se ci pigliate la mano e se avete pure un pochino di culo, magari una bottarella di culo che non guasta, riuscite a farlo abbastanza bene, insomma. L'unica cosa, ecco, è che quando sentite il countdown, che sentite il conteggio alla rovescia, prendete, cliccate direttamente su attività in maniera tale da non far partire il countdown, il colpo, e poter ripetere il glitch. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video.